Personale della squadra mobile di Taranto ha identificato e denunciato nelle scorse ore un 27enne pregiudicato tarantino che intorno alla mezzanotte di sabato scorso in via Di Palma ha aggredito un suo coetaneo provocandogli lesioni al volto. Grazie anche al supporto delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, l'aggressore in compagnia di amici aveva fermato la vittima con la quale pochi istanti prima aveva avuto un diverbio per futili motivi. Dapprima una testata al volto e poi un pugno hanno fatto capitolare il valcapitano. Caduto a terra privo di sensi. Rintracciato nella sua abitazione, il 27enne è stato denunciato anche per evasione dagli arresti domiciliari, mentre il giovane ferito è ancora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata. Il fatto è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, il sabato sera, quindi capite bene che ancora, come le immagini dimostrano, diciamo, c'era il passeggio in via di Palma, peraltro, la scarsa collaborazione sia da parte della vittima e anche da parte delle persone che certamente si trovavano sul posto, certamente hanno assistito al fatto, ma non hanno pensato bene di dare indicazione alcuna sugli effettivi aggressori. Quindi soltanto grazie alla conoscenza del personale del territorio dei pregiudicati, in questo caso l'aggressore era già soggetto effettivamente noto, che si trovava peraltro sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato possibile rintracciarlo l'indomani, ed esito di perquisizione, peraltro al di là delle immagini è stato trovato l'abbigliamento, diciamo, abbastanza distintivo che indossava la sera precedente.